Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Come da titolo oggi vorrei iniziare un mini corso sul videomaking. Questo sarà un capitolo introduttivo che si concentrerà soprattutto sull'attrezzatura. Poi anche in base al feedback che mi darete deciderò se proseguirlo o meno. Un mini corso, quindi non sarà nulla di approfondito. Faremo una panoramica, un excursus su tutti i vari aspetti che si incontrano di solito quando si gira un video. Con cosa si creano i video? Beh, naturalmente con le videocamere. E negli ultimi anni abbiamo assistito a un sensibile abbattimento dei costi. Ora è molto più semplice creare dei video con una qualità che fino a pochi anni fa ci sognavamo. Il mercato delle videocamere è in continuo aggiornamento e modelli che magari fino a un anno fa erano al top, ecco che vengono sostituiti da nuovi modelli più aggiornati. Per cui i prezzi calano e ci sono più possibilità di fare ottimi affari. Lasciando da parte videocamere come la Arri e la Red, gran parte di voi girerà video o con le reflex oppure con le mirrorless, che stanno avendo un discreto successo negli ultimi anni, soprattutto ad accoppiate come ad esempio quella che utilizzo io, ovvero la Panasonic GH4 insieme al Metabones Speed Booster, che permette di utilizzare lenti ad esempio della Nikon su un sistema 4 terzi. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare una reflex o una mirrorless invece che una classica videocamera? Proviamo a vederli rapidamente. A parità di prezzo, mirrorless e reflex vincono in termini di qualità dell'immagine. Pensiamo a certe mirrorless che reggono molto bene gli alti ISO. E poi con le reflex, sensori grandi e obiettivi con aperture massime del diaframma, ad esempio di 1.8, possiamo ottenere una ridotta profondità di campo. E uno degli aspetti che si associa di più all'aspetto da cinema è proprio quello della sfocatura estrema, così da separare i vari piani dell'immagine e isolare il soggetto, staccarlo dallo sfondo. Per quanto riguarda invece la semplicità d'uso, le videocamere hanno di solito alcune funzioni che spesso e volentieri le reflex e le mirrorless non hanno, anche se negli ultimi anni soprattutto modelli come la Panasonic GH4 che utilizzo io hanno implementato alcune funzioni come ad esempio il focus peaking, che ci permette di controllare dove abbiamo la messa a fuoco nell'inquadratura, oppure lo zebra, che ci permette di tenere sotto controllo le zone bruciate dell'immagine. In termini poi di dimensioni e peso, vincono le reflex e le mirrorless. In termini di ergonomia invece le videocamere, perché naturalmente le videocamere sono costruite, sono studiate appositamente per girare video. E infine la possibilità di utilizzare obiettivi intercambiabili con le reflex e le mirrorless è sicuramente un punto a loro vantaggio, una caratteristica che non si ritrova in tutte le videocamere, soprattutto in quelle di fascia bassa. Dopo la videocamera naturalmente ci sono quelli che ho appena citato, gli obiettivi, che si dividono in tre macro categorie: i grandangolari, i normali e i teleobiettivi. E tramite adattatori, come ad esempio lo Speed Booster che utilizzo io su GH4, è possibile utilizzare lenti, ad esempio come faccio io, lenti Nikon, su una mirrorless per l'appunto. Ma non solo immagini, quando giriamo un video è importante curare anche l'audio. In questo senso è preferibile evitare quello incorporato della fotocamera. Molto meglio utilizzare ad esempio un microfono esterno come questo mezzo fucile, in accoppiata se si vuole a un registratore esterno, come ad esempio lo Zoom H4 N Pro, che tra l'altro ci permette anche di tenere sotto controllo i picchi dell'audio per avere sempre i giusti livelli audio. Possiamo inoltre scegliere la qualità della registrazione, il che non è male. Un'altra cosa molto importante quando si va a creare un video e che molti spesso sottovalutano sono le luci. La luce, ragazzi, è tutto. Avere un buon comparto luci è fondamentale, eppure spesso e volentieri molti non curano questo aspetto. Negli ultimi anni abbiamo visto esplodere il mercato degli illuminatori a LED, pannelli a LED, come ad esempio questo della Yongnuo, che è una marca veramente che offre un ottimo compromesso qualità-prezzo. Naturalmente questo pannello, come potete vedere, ha 600 LED, quindi tanti LED che sono comunque difficili da gestire. Se no abbiamo anche illuminatori con un singolo LED, inutile dire molto molto potente, come ad esempio questo, il Pixapro LED 100D Mark II, che con l'attacco Bowens permette di agganciare tutta una serie di accessori come ad esempio bandiere, softbox, eccetera eccetera. Come potete vedere appunto
il LED è bello grande, fa una luce veramente veramente potente. Ci sono anche i LED, gli illuminatori LED più piccoli, che possono tornare molto utili ad esempio per illuminare piccoli spazi di un'inquadratura nei quali difficilmente starebbe una bestia del genere. E quando poi andiamo a comporre un'inquadratura è fondamentale avere sott'occhio quello che andiamo poi a ottenere. Possiamo controllare l'inquadratura o tramite il mirino oppure tramite il monitor della fotocamera. Va detto che comunque questo comporta tutta una serie di svantaggi, ad esempio se stiamo facendo delle riprese in esterna sotto il sole è difficile controllare l'inquadratura dal monitor. Certo, possiamo anche guardare all'interno del mirino, però questo può risultare o scomodo, oppure bisogna anche tenere conto del fatto che magari il mirino non copre l'immagine al 100%. Ecco che allora giunge in nostro aiuto il viewfinder. È questo strumento che si attacca tramite un sistema o di viti o di clip magnetiche, come ad esempio questo, si attacca per l'appunto al monitor della reflex o della mirrorless, e tramite questo oculare ci consente di vedere l'immagine ingrandita. Vi posso assicurare che è tutta un'altra cosa. Tra l'altro, appoggiando l'occhio all'oculare abbiamo un appoggio ulteriore nel caso stessimo facendo delle riprese a mano. Può sembrare una cosa banale, ma vi assicuro che avere un ulteriore punto di appoggio, di stabilità nelle riprese a mano è veramente un'ottima cosa. E in più, per il discorso fatto prima, in caso di riprese in esterna con un sole molto forte, il viewfinder ci consente di controllare bene l'immagine senza alcuna interferenza esterna. La cosa migliore comunque sarebbe di avere, oltre al viewfinder, un monitor esterno. Ci consente di controllare molto meglio la messa a fuoco rispetto alla visione sul monitor della fotocamera, che è molto piccolo, e si rischia, per cui, se non si hanno strumenti come quello di cui ho parlato prima, il focus peaking, si rischia appunto di avere un'immagine sfocata. I monitor esterni di fascia medio-bassa non restituiscono un'immagine molto fedele, per cui è sempre meglio utilizzare strumenti come ad esempio l'istogramma per avere sotto controllo i livelli di illuminazione della scena, oppure, se presente, utilizzare il monitor a forma d'onda e il vettorscopio. Sono strumenti che funzioni che sono presenti sui monitor di fascia alta e che sono presenti anche sulle più recenti mirrorless, come ad esempio la GH5. Per avere poi riprese stabili, inutile dire che serve un treppiede, magari con una testa video. Una testa video come questa della Manfrotto, che ci permette di fare panoramiche orizzontali e verticali. E poi, ragazzi, abbiamo tutta una serie di strumenti che ci facilitano notevolmente le riprese video, come ad esempio lo spallaccio. Con questo mi trovo veramente molto bene, tra l'altro estremamente economico, mi pare, se mi ricordo bene, di averlo pagato 20 euro. Ecco, come potete vedere, una volta fissato con la cinghia anche dietro al corpo, rimane abbastanza stabile e ci permette soprattutto di avere le mani libere. E poi io mi sono creato questo sistema col quale aggiungo, come potete vedere, la gabbia, che posso naturalmente utilizzare anche da sola, mettendo qui la GH4. Però nel caso dovessi realizzare alcune riprese un po' più stabili a mano, ecco che in un attimo sono pronto per le riprese. Poi qui sotto attacco di solito la piastra a sgancio rapido della Manfrotto, che mi permette così di agganciare subito la gabbia con la videocamera su un treppiede. E poi naturalmente a questi binari di 15 mm, la misura standard, si possono agganciare strumenti come ad esempio, dove l'ho messo? Ce l'ho qua. Strumenti come il follow focus, che permette di tenere sotto controllo la messa a fuoco. Poi c'è anche la Steadicam, lo slider. Ci sono insomma tanti strumenti che ci possono tornare utili. Bene ragazzi, io ho concluso qui questo breve video introduttivo dove ho fatto una rapidissima panoramica dell'attrezzatura principale che si utilizza quando si gira un video. Spero di aver messo tutto e di non essermi dimenticato qualcosa di fondamentale, ma non credo. Per cui questo era un primo capitolo introduttivo. Nei prossimi io analizzerei ad esempio la composizione di un'inquadratura, i vari tipi di inquadratura, i movimenti di macchina, l'uso dei colori, l'armonia dei colori in scena, eccetera, cioè, i formati, i codec, l'audio, tutti questi aspetti. Per cui, se questa cosa potrebbe interessarvi, fatemelo sapere, perché sarebbe un lavoro abbastanza grande da realizzare, per cui se vi farà piacere mi ci metterò, altrimenti mi concentrerò su dell'altro.
E ragazzi, io vi ringrazio della visione. Se avete dubbi o domande, lasciatemi pure un commento qua sotto. Io, se riesco, se mi ricordo, metterò i link all'attrezzatura che avete visto, se presente su Amazon, con un link in descrizione. Io, come al solito, vi ringrazio della visione, delle iscrizioni e tutti i commenti che mi lasciate, e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!